e di bisboccia fuori dal campo. Siamo sì, molto preoccupati, sì, ma noi siamo venuti qui, ma noi, la squadra che viene dalla B, una squadra che non ha esperienza, invece abbiamo fatto un campionato strepitoso. Le gambe di Sivori sono preziose, ognuna costa svariate decine di milioni e vanno massaggiate con ogni cura. Per ammirarle al lavoro si calcola che i napoletani abbiano già speso 1 miliardo. Il 1° dicembre 1968 al San Paolo di Napoli si gioca un incandescente Napoli-Juventus. Sivori è combattuto. La Juve è sempre la squadra del suo cuore, ma a guidarla c'è ancora il suo nemico, Eriberto Herrera. Eriberto Herrera mi preparò la partita proprio per giocare su Sivori. Lui diceva, lei le deve stare molto vicino, le morsiche la caviglia, le raccomando e le faccia tanta forza che lui ha paura. Dopo un quarto d'ora erano già ammoniti tutti e due, tanto vero che l'arbitro ci disse che il primo che faceva il fallo sarebbe andato negli spogliatoi. Al 16° minuto il punteggio è 1-0 per la squadra partenopea. Il bianconero Favalli ostacola Sivori come può. Sono riuscito a girarmi per primo, a prendere la palla e poi con calma a darla indietro al portiere, a Dolin. Lui mi fece lo sgambetto, come fece lo sgambetto, persi l'equilibrio e mi buttai per terra. Appena lui mi ha toccato, io ho accentuato un pochino la caduta e l'arbitro lo cacciò subito nei spogliatoi. E lì dopo è cominciato che lui dopo voleva un po' vendicarsi mentre io ero per terra, ma poi c'era del sole e c'era Castano che lo trattenevano un po' per le braccia perché lui cominciava con i godeputa, cavron, io te rompo, te spacco. E mentre ero per terra poi dopo purtroppo è arrivato anche Panzanato e diede un calcio mentre ero per terra, poi Salvatore intervenne, venne un po' fuori una mischia non raccomandabile. Favalli è stato forse il più colpevole, ma è stato furbo in provocarmi, stupido io in reagire. Sivori si prende 6 turni di squalifica. Qualche giorno dopo convoca i giornalisti e comunica la sua decisione. Si ritira. Lascia il calcio e l'Italia, avendo entusiasmato i napoletani come solo Maradona saprà fare dopo di lui. E a me è rimasto l'idea che Napoli mi ha dato molto e io per forse l'infortunio al ginocchio, queste squalifiche, ho dato meno di quello che Napoli aveva dato a me. E quello cosa che non si può più rimediare.